grazie a tutti per essere presenti alla prima edizione della gara che si è giocata oggi, la Serraiola Winery Golf Cup, con formula 18 buchi stable for handicap in due categorie. E alla prima edizione abbiamo la signora Fiorella Lenzi, titolare della Serraiola Wine di Monterotondo Marittimo, la signora Alessandra Galleni dello showroom Alessandra Galleni di Livorno, il dottor Fernando Damiani, presidente del Golf Club in Cala. Bravi, bravi, bravi. Buonasera a tutti, oggi è una giornata al femminile o accanto alle belle signore, e c'era la sommelier che vi ha degustato, vi ha fatto apprezzare i vini della cantina quando siete ritornati dalla gara. Il tempo a puntare tutto sommato non è stato malaccio, forse siamo fra i pochi campi dove oggi si è giocato bene. D'altra parte, ieri mi hanno fatto fare un annuncio perché l'estate era scoppiata, perché in effetti nel pomeriggio era proprio un bel sole, virale. Comunque, rinnoviamo la promozione di maggio e giugno. Però appunto in questa promozione, ve lo dico, e così avete modo di dirlo anche ai vostri amici, abbiamo deciso per far sì che anche da Siena, da Firenze, insomma da un po' tutta la Toscana possa venire a puntarla, offriremo alle accompagnatrici, soprattutto, ma anche agli accompagnatori di signore, la possibilità di venire, di usufruire dei servizi della spiaggia da noi gratuitamente, e quindi aspettare che il partner finisca di giocare al golf per poi venirsi e fare una bella giornata di golf e di mare. Allora io voglio ringraziare particolarmente tutti i partecipanti, naturalmente i vincitori, ma lo sponsor, Fiorella Lenzi, i vini sono nella nostra carta, qui anche nel ristorante, anche Mincio alla Pulsa, il Pennato, quindi ci crediamo nell'azienda di Fiorella. È la prima volta che fa la gara più appuntata? No, l'aveva già fatta. No, l'anno scorso era saltata. Sì, siamo ritornati alla grande, e quindi mi fa particolarmente piacere. Quindi ora poi ci parlerà un attimino anche dei vini che avete già comunque assaggiato. E poi voglio ringraziare anche Alessandra Galleni, che poi anche lei vi descriverà meglio la sua attività molteplice, io la conosco anche lei da tanti anni, crea oggetti veramente particolari di manifattura con idee veramente innovative, e quindi da apprezzare. Quindi lascio la parola a loro, Fiorella. Niente, io ringrazio la famiglia Damiani per tutti quanti a questo torneo, perché diciamo questo, la famiglia Damiani è importante qui in questo club, perché dà energia, propulsione, c'è il babbo che è il presidente, ma c'è il figlio Lorenzo, il giovane, il figlio bravo, che si impegna, e questo fa piacere. La joint venture è legata alla mia azienda, ai vini, insomma, quindi al territorio e al golf, è una cosa a cui io tengo un modo particolare, anche se ho poco tempo per giocare, però il golf è uno sport meraviglioso che si coliva bene anche bevendo un po' di vino. I vini li avete assaggiati, per cui insomma non c'è, sono sempre, vabbè, sono vini della Maremma Toscana, sono di Toscana, Maremma Toscana, Vermentini, degli uvaggi, vini rossi, vini bianchi, insomma, Sangiovesi, Merlot, per cui avete, la sommelier vi ha già spiegato quelle che erano le priorità dei vini. Per cui io vi ringrazio e organizzeremo altri tornei insieme al golf puntata. Buonasera a tutti, io sono qui, diciamo, per, è stato un caso, una joint venture con la mia amica Fiorella, perché per l'appunto tra tutte le mie cose ho una pallina da golf in cristallo molato con all'interno dell'oro alimentare, oro che serve per guarnire i piatti, per brindare, per fare un brindisi speciale come in questo caso per i campioni del golf, e quindi un accompagnamento particolare, vedete, con la pallina da golf per brindare versando l'oro all'interno dei bicchieri con il vino. E ci sono, però non riesco a prenderla, comunque ci sono tante confezioni, abbiamo pensato di offrire come premio anche la pallina da golf in questo caso. Grazie. Con l'oro dentro però. Iniziamo con la premiazione, partendo con un premio speciale offerto dallo showroom di Alessandra Galleni a Piero Antinori e Cristina Di Grazia. Bene. Perché?
sorpresa, Claudia, mai. Non è meritato. Sto bene. Grazie. Grazie, Fiorella. Fiorella, ma per meriti sportivi o per simpatia? Ma grazie. Per meriti sportivi, perché sono sempre presente. Pioveva oggi. Scusa, avevano messo il nonostante la pioggia, non eravamo qua. Grazie, Alessandra. Cristina, ho fatto togliere la dicitura, era un problema della carriera, ma la carriera si dà a chi è a fine carriera, ma scherziamo davvero, prendere la carriera, che prende la carriera, un premio speciale. Grazie. Bella foto, eh? Eh sì, la foto così. No, perché con la pioggia, come siamo venuti, che diluviava. Il premio al coraggio, quindi. Al coraggio, sì, al coraggio di... Là. Grazie, al coraggio. Passiamo ora all'assegnazione del Nirest Turepina alla buca 2, che l'ha vinto con un gran tiro Bruno Testoni. Bravo Bruno, bravo Bruno. Bravo Bruno, bravo Bruno. Là, bravo Bruno, vai, te lo bevi stasera. Buonasera, il primo signores con 33 punti, Frank Lescure. Bravo Frank, lo mettiamo da pacco. Dovuto farti vestire da. E vince il primo signore con 24 punti, Arianna Lenzi. Brava Arianna! Brava Arianna! Brava Arianna. Brava Arianna. Brava, brava. Seconda categoria con handicap di gioco da 21 a 36. Vince il secondo netto Cristina Di Grazia con Che fantastico, fantastico, fantastico. Oggi vince tutto. Grazie. Là. Si aggiudica il primo netto di seconda categoria Edi Uner con 33 punti. Bravo Edi! Questo è un vino particolare, un 2013, una tua impurezza, quindi è stato un barricco, 12 mesi di barricco, una situazione che facciamo noi. Bravo Edi! Beh. Benissimo. Passiamo ora alla prima categoria con handicap di gioco fino a 20. Abbiamo visto al secondo netto Fabio Rosso con 36 punti. Bene. Troppo fortunato questo modo. Grazie. Perfetto, vai. Perfetto, bravo. Si aggiudica il primo netto di prima categoria con 36 punti, Renato Cruciani. Bravo Renato! Le lezioni con il nuovo professionista stanno dando tutti, le lezioni con Daniele. Bravo, bravo, eccomi. Renato. Renato, guarda qui, guarda la signora. Là, perfetto, vai. Infine il primo lordo che è vinto da una B2E, il primo lordo... Totis Costantino Ok.